Due elementi nuovi sono emersi nelle indagini per l'attentato ad Istanbul ad una nightclub il primo dell'anno. La prima novità riguarda che l'ISIS ha rivendicato in un comunicato la strage terroristica, oltre che in arabo per la prima volta il comunicato di rivendicazione è anche in lingua turca e definisce la Turchia serva della croce e poi riferendosi al governo di Ankara. Mette in evidenza che il sangue dei musulmani uccisi dai suoi aerei e dalla sua artiglieria provocherà un fuoco nella casa per volere di Dio. Intanto, 8 sospetti militanti jihadisti sono stati fermati dalle unità antiterrorismo della polizia turca per un presunto coinvolgimento nell'attacco. Potrebbero essere tra i fautori del comando che ha agito, ricordiamo, e caccia aperta al killer che ha fatto la strage. Intanto sono state identificate 38 delle 39 vittime di quanto è avvenuto il 1 gennaio, 25 di nazionalità straniera, in maggioranza sauditi. E poi c'è anche una israeliana. In totale le vittime sono 25 uomini e 14 donne. Mimmo Siena, speciale news. E caccia aperta all'attentatore che il 1 gennaio 2017 ha fatto una strage in un nightclub in Turchia ad Istanbul, provocando la morte di 39 persone ed il ferimento di 69. Intanto si è venuto a scoprire che nelle ultime ore un gruppo di italiani si è salvato dalla strage. Lo ha riportato una emittente regionale di Modena, spiegando che quando ci sono stati i primi spari nel locale, alcuni di loro si sono salvati. Tre modenesi e altri amici di Brescia e Palermo che si trovavano in Turchia per lavoro. Intanto la polizia turca ha diffuso le foto del presunto killer, un giovane con barba e capelli, e si è scoperto anche che non indossava il costume di Babbo Natale. La caccia è apertissima in tutta la Turchia. Lutto nel mondo della politica provinciale, si è spento dopo una lunga malattia l'ex sindaco di San Severo Giuliano Giuliani, nonché padre dell'attuale assessore alla cultura. La notizia è arrivata nella prima mattinata di lunedì. Lo scorso 4 giugno aveva compiuto 71 anni. Oltre a guidare la città di San Severo è stato consigliere comunale dal 1970. Immediate le manifestazioni di solidarietà e di cordoglio da parte del sindaco di Foggia Landella. La scomparsa di Giuliano Giuliani è una notizia che ferisce al cuore la capitanata. Con lui si spegne una bandiera della destra della provincia di Foggia, un amministratore che ha guidato con responsabilità e passione per due mandati la sua città San Severo. Perdiamo un politico di spessore e un amministratore attento e di finissima cultura, stimato e apprezzato anche dai suoi avversari politici. Mimmo Siena, speciale news. La terra ritorna a tremare in Italia centrale. Una forte scossa di terremoto si è verificata intorno alle 4:36 del mattino di lunedì in provincia di Perugia. L'epicentro è a nord di Spoleto, esattamente nella cittadina di Campello sul Clitunno. Il sisma si è verificato a una profondità di 8 km. Tra l'altro il centro cittadino è situato tra Perugia e a nord di Spoleto. Secondo le prime informazioni, al momento non ci sarebbero danni a cose o persone e si sta valutando le varie situazioni anche in ordine al terremoto che aveva colpito nell'agosto scorso il centro Italia e il 30 ottobre. Dopo la pausa per le festività di fine e inizio anno, il campionato di basket Serie C Silver torna in campo giovedì con attese importanti per le due formazioni ofantine. Innanzitutto per l'Olimpica Basket che deve affrontare la partita interna giovedì sera alle 20 al Paladileo contro il Mola. I gialloblu, allenati da Giovanni Gesmundo dopo la sconfitta subita prima della conclusione del 2016 ad opera del Xonnaun Monopoli nel finale con il punteggio di 86 a 80, puntano in questa seconda parte di stagione a cercare una risalita che la possa allontanare dalla zona pericolo. Discorso inverso invece per la capolista Castellano Udas, impegnata in trasferta a Castellaneta. Dopo l'importante successo ottenuto in casa contro il Pasca Nardò con inevitabili polemiche per il comportamento provocatorio
di presidente e tifosi salentini. I ragazzi allenati da Gigi Marinelli vogliono continuare la serie positiva per poter chiudere la prima parte della stagione in testa alla classifica e poi concentrarsi sul torneo interzonale. Mimmo Siena, speciale news.